tavole del appunto Palazzetto Cheope. 19esima giornata del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1, sponsorizzata Beretta. Si affronteranno qui tra proprio pochi minuti alle ore 18:30 la Casagrande Padana, la formazione di casa quindi, e il Cellini Padova. Cellini Padova che oggi fa visita alle biancorosse. Una sfida che si preannuncia accesa, una sfida che si preannuncia densa di significati e che peraltro sarà particolarmente, possiamo dire, cruciale, c'è da scommetterlo, per quel che concerne gli equilibri in chiave salvezza della, in particolare di quella che è la lotta per evitare gli spareggi play-out, lotta della quale entrambe le formazioni sono al momento protagoniste. Sono le ore 18:25, minuti primi in questo momento, quindi ancora 5 minuti prima del fischio di inizio che sarà dato dagli arbitri Savarese e Bocchieri. Tra poco vi daremo anche le tue delle formazioni in campo. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa serata, in questo sabato 26 marzo 2022. Intanto, giusto per iniziare a dare qualche nota d'ambiente, ecco, possiamo dirvi fin da ora che a sinistra dei vostri monitor potete vedere la Casagrande Padana, che ha come colori sociali il bianco e il rosso, ma che veste, come già avvenuto molte altre volte in questa annata agonistica, una maglia giallo-nera. Invece nella parte destra dei vostri schermi c'è invece il Cellini Padova con l'usuale tenuta di colore rosso-blu, che sono anche i colori societari del sodalizio patavino. E buonasera, buonasera ancora una volta non soltanto al pubblico di Fede Casalgrandese, ma anche a quanti ci seguono da Padova, dal Veneto, e che appunto sicuramente sono collegati con noi per assistere a un incontro che, lo ripetiamo, significa veramente parecchio per le ambizioni, per le speranze di ambo le contendenti. Tra poco avremo modo di darvi lettura anche delle formazioni in campo, degli schieramenti che i rispettivi allenatori hanno portato qui al Palazzetto Cheope. Gli allenatori, lo ricordiamo, sono Abderrahman Saadi per quanto concerne i Cellini Padova, e invece come sempre Marco Agazzani della Casagrande Padana. Ora il dirigente biancorosso, il dirigente della pallamano Spallanzani Casagrande, Alberto Barbieri, sta dando lettura delle formazioni a beneficio del pubblico presente qui al Palazzetto Cheope, quindi forse è per questo motivo che in questo momento sentite un po' di comprensibile confusione. E tra poco comunque saremo anche noi a leggervi, ad informarvi insomma su quelli che sono, su quelle che appunto saranno le protagoniste di questo incontro. Lo ripetiamo, 19esima giornata della Serie A1 Beretta femminile. Le due squadre si sono già affrontate quest'autunno ovviamente al Palafarfalle di Padova. In quell'occasione la Casagrande Padana si rivelò corsara con il punteggio di 25-31, ma va anche detto che l'affermazione biancorossa non fu certo tra le più agevoli e semplici, almeno fino al 40esimo-45esimo il Cellini Padova ha creato parecchie difficoltà alla compagine ceramica, e quindi c'è da scommettere che anche questa sera insomma sarà una sfida particolarmente impegnativa per entrambe le contendenti. E pronostico assolutamente in bilico, perché è vero che la Casagrande Padana proviene da alcune buone prestazioni, ma allo stesso modo il Cellini Padova è cresciuto sicuramente molto insomma nel corso di questi ultimi mesi rispetto a quello che è stato il confronto di andata, e dunque insomma sicuramente le ragazze in maglia rosso-blu hanno sicuramente molte energie da spendere per cercare di conquistare questi due punti veramente importantissimi. E ora eccoci qui, come vi avevamo assolutamente promesso poc'anzi, a darvi lettura di quelli che sono gli schieramenti che stanno per dare vita al confronto di questa sera al Palazzetto Cheope. Buonasera ancora a tutti, e diamo quindi giusto ovviamente dovere di ospitalità, iniziamo dal Cellini Padova che si presenta con la numero 3 Ivana Diogap, con la numero 4 Carelle Diogap, numero 8 Beverly Neghianruva, con il numero 9 Noemi Niceu, con il 10 Sara Arubi, con il 14 Vanessa Diogap, con il numero 15 Martina Brock, con il 17 Giorgia Meneghini, con il 19 Angela Prela, con il 20 Serena Neghianruva, con il 22 Sonia Enabulele, con il 33 Lilian Maffo.
L'allenatore, come abbiamo detto prima, è Abderrahman Saadi, il tecnico marocchino che sa sicuramente costruire un gioco molto efficace e per certi versi possiamo anche definirlo innovativo. La Casagrande Padana invece risponde con la numero 1 portiere Valentina Bonaccini, con la numero 3 Asia Mangone, numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 Kimei Aileen Sousa Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 la capitana Ilenia Furlanetto, con il 12 Nadia Aielen Bordon, portiere che comunque presumibilmente questa sera non scenderà in campo a causa del suo problema muscolare che ancora la sta interessando, con il numero 14 Simona Artoni, con il 16 Caterina Maria Mutti, anche lei portiere, con il 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 20 Leila Mazzizzi, 26 Giulia Mattioli, 33 Gaia Lusetti e con il numero 40 la rientrante Nossaiba Lassulli. Allenatore Marco Agazzani, arbitri Bocchieri e Scavone, che in questo momento, quando sono le 18:30 minuti primi, danno inizio alle ostilità sportive che caratterizzeranno questo confronto valevole per la 19ª giornata del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1 Beretta e dei Cellini. Padova a cercare il pertugio vincente, ad avere il compito di cercare il pertugio vincente con la prima azione offensiva di questo incontro. È un Cellini Padova che sicuramente può contare su un potenziale offensivo particolarmente spiccato, non a caso insomma sono ben tre le ragazze patavine tra le prime 20 realizzatrici del campionato. C'è il tentativo di tiro da parte di Beverin e Gianrua, ma Caterina Maria Mutti ci arriva bene. Dall'altra parte del campo Marianna Orlandi, l'ala di Veggia di Casalgrande, colpisce con un ottimo tiro dall'ala e quindi è di Marianna Orlandi, numero 19 biancorossa, oggi in maglia giallonera, la prima realizzazione della Casagrande Padana. 1-0, tenta di replicare il Cellini Padova con un tiro forse dall'ala di Careglio Gap, no, allora sì, c'è adesso l'azione si svolge nella parte centrale del campo con Lilian Maffo che viene fermata da Alessia Artoni e quest'ultima rimedia anche un cartoncino giallo, può riprendere il Cellini l'azione, quindi azione manovrata come consolidata consuetudine da parte delle ragazze patavine, questa volta va a segno, niente da fare per la più brava Mutti. Questa volta il gol porta la firma della numero 14 Vanessa Diogap, anche lei tra le maggiori frombolliere della formazione ospite. Furlanetto, vediamo Francesca Franco che si divincola con grande coraggio e con grande tempra come suo solito tra le maglie della difesa avversaria e la palla può rimanere quindi alla Casagrande Padana, che può quindi continuare ad orchestrare questo attacco. Lusetti, Furlanetto, Lusetti, da questa Mangone, ancora Gaia Lusetti, pendolino del gioco biancorosso in questo momento in posizione di centrale. Lusetti cede l'incombenza, Mangone si prende il tiro, ma il tiro non è tra i più felici in questo caso, quindi non c'è nessun problema per la guardiana padovana Martina Brock nel rilanciare l'azione dei Cellini. Il tiro di Beverin e Gianrua viene però neutralizzato da una Caterina Maria Mutti, anche oggi molto reattiva, come del resto ha già ampiamente dimostrato in tante altre circostanze durante questo campionato. Il portiere piemontese di appunto Castelnuovo Scrivia, arrivata a Casagrande quest'estate direttamente dalla formazione del Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto di Serie A2 femminile. Riprendiamo quindi, quando siamo sempre sull'1-1, seguendo questa azione della Casagrande Padana che viene orchestrata da Gaia Lusetti, da questa Mangone che cede l'incombenza a Furlanetto. Simona Artoni va a realizzare il raddoppio biancorosso aiutandosi anche con il pallo a sinistra di Martina Brock. 2-1, un gol di astuzia anche questo, che comunque ha permesso alla Casagrande Padana di rimettere la freccia per quanto riguarda il punteggio parziale. 2-1 quando sono passati 3 minuti e mezzo quasi nel corso di questo incontro qui al Palazzetto Cheope, sabato 26 marzo. E dando un'occhiata a quella che è, intanto c'è Carelle Diogap che cerca la via del tiro, ma Mutti ancora una volta dice di no e la Casagrande Padana è già pronta per sferrare il contropiede finalizzato al meglio dalla pivot Alessia Artoni. Tiro in pallonetto, conclusione a cucchiaio, niente da fare per la pur brava Martina Brock. 3-1 a favore della compagine allenata da Marco Agazzani.
dicevamo, dando un'occhiata alla attuale classifica, la Casalgrande Padana staziona al quinto posto con 19 punti e quindi una vittoria oggi le consentirebbe di andare vicinissima alla certezza quasi assoluta di salvarsi senza dover attraversare gli spareggi. Salvezza, intanto c'è il gol, mentre stavamo dicendo, c'è il gol di Karel Diogap, la capitana ospite, 3-2 anche in questo caso. Karel ha trovato la via del gol aiutandosi con i montanti della porta difesa da Mutti. Comunque sia, 3-2, dicevamo, la Casalgrande Padana oggi ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi in modo che sarebbe pressoché, possiamo dire, matematico, pressoché quasi definitivo alla salvezza senza gli spareggi, mentre invece in caso di sconfitta la situazione casalgrandese si ingarbuglierebbe, forse in modo anche inaspettato, perché il Cellini si porterebbe soltanto a un punto dalla Padana e successivamente in questi prossimi due sabati le casalgrandesi affronteranno Mestrino in trasferta e Bressanone in casa con i due grossi calibri del campionato e tutto tornerebbe in discussione. Ma intanto è la Padana a guidare ancora le danze di questa sinfonia pallamanistica, 4-2 con il rigore realizzato dalla specialista Ilenia Furlanetto, quindi 4-2 il punteggio quando siamo a 5 minuti e mezzo di gara. E c'è l'immediata risposta del Cellini ancora una volta con Vanessa Diogap. In questo caso, già in questo inizio di gara, stiamo notando che quelle che sono le principali tromboliere delle rispettive squadre si stanno distinguendo, ecco, mantenendo fede ai pronostici in questo senso. E adesso la Casalgrande Padana con Lusetti, con Furlanetto, ancora con Lusetti, Mangone. Ancora Lusetti, poi più tardi ovviamente saremo precisi con il calendario, però la Casalgrande Padana non riesce ad andare in fondo all'azione, lasciando campo al palla del possibile pareggio del Cellini, pareggio che arriva puntuale con Noemi Nicce, un tiro veramente imparabile questa volta per Caterina Maria Mutti, un tiro a tu per tu con la guardiana biancorossa, 4-4 come dicono i commentatori più qualificati, tutto da rifare, 4-4 con una Casalgrande Padana che però non deve più incappare in quegli errori che ha commesso poc'anzi. Sono errori che si possono pagare sicuramente molto cari, vanificare palle in attacco possono costare molto cari, specialmente contro una squadra come il Cellini Padova, che sta dimostrando una grande e costante crescita grazie alle sue ottime ragazze molto intraprendenti. Intanto però c'è Asia Mangone che è andata a realizzare il quinto punto biancorosso. Di nuovo in attacco ora Cellini Padova. Per quattro vediamo, e prima abbiamo fatto il punto sulle implicazioni di classifica, ovviamente non soltanto la Padana ma anche il Cellini ha bisogno di un successo che sarebbe sicuramente prezioso non soltanto per il morale ma anche perché permetterebbe alla formazione patavina di consolidare le proprie speranze anche in questo caso di salvarsi senza ricorrere alla lotteria degli spareggi di fine annata. Quindi insomma è una gara per tanti versi cruciale quella che sta andando in scena qui al Palazzetto Chiope, che state seguendo in collegamento con il consueto collegamento attraverso la piattaforma Eleven Sports. E ora vediamo Cellini che ha in mano la palla del potenziale pareggio ancora una volta, vediamo Beverly Negianruva con il numero 8, quinta miglior realizzatrice del campionato di A1 Beretta con 120 reti realizzate, dati aggiornati alla scorsa partita, al primo posto lo ricordiamo di questa graduatoria staziona sempre Ilenia Furlanetto, la capitana casalgrandese con 175, adesso c'è stato il tentativo di Lilian Maffo ma ancora una volta Caterina Maria Mutti si è distinta andando a neutralizzare una conclusione sicuramente non facile da intercettare. E ora la Casalgrande Padana, che è in momentanea inferiorità numerica, ricorre all'extra player come si dice in gergo, cioè a fare scendere il portiere per inserire una giocatrice in più di movimento. Vedremo se questa tattica, sempre più diffusa possiamo dire a livello della pallamano italiana in particolare, darà i frutti, darà i risultati che Agazzani spera. Vediamo Furlanetto, cerca di farsi largo, cede il tiro a Mangone che sta dimostrando di avere molti gol nelle mani in questo avvio di partita,
secondo centro personale per lei e 6-4 per la Padana. Vediamo Beverly e Garruva, ci arriva Caterina Maria Mutti, però gli arbitri restituiscono la sfera alla Casa Grande Padana, il gol comunque non sarebbe stato valido da parte di Beverly e Garruva. Ripartono quindi le biancorosse questa sera in maglia giallonera con tutta calma, non c'è ovviamente l'intenzione di sciupare questo piccolo solco che la compagine ceramica è riuscita a costruire nel corso di questi ultimi minuti. Mentre stiamo galoppando verso il decimo di gara, 6 Casagrande Padana, 4 Cellini Padova, 6 chi attacca, 4 chi difende. Vediamo Simone Artoni, si fa largo coraggiosamente, prova il tiro, ma il tiro è sporcato dalla retroguardia veneta e ci arriva Martina Brock. Può ripartire Simona Artoni, che cerca in qualche modo di riconquistare il pallone, ma il Cellini si difende bene e quindi Padova può ripartire cercando il tiro. La confusione di Vanessa Diogap arriva puntuale, però c'è l'intervento su di lei e quindi gli arbitri non hanno esitazione nell'assegnare i 7 metri a favore delle pallamaniste venete. C'è il cambio in porta per la Casagrande Padana. Fuori Caterina Maria Mutti, dentro Valentina Bonaccini, il portiere di San Rufino. Valentina Bonaccini contro Karel Diogap, la capitana del Cellini. Karel contro Valentina, Karel contro Valentina, ha la meglio la capitana del Cellini, che realizza aiutandosi con la traversa, spiazzando quindi la pur brava Valentina Bonaccini. 6-5. Vantaggio biancorosso limato quindi con questo rigore messo a segno da Karel Diogap, ma come avevamo ampiamente annunciato, insomma, questa è una sfida che ha parecchio da dire, lo si sta vedendo anche in queste primissime fasi con Gaia Lusetti, primo gol in partita, in questa partita per lei. 7-5. Gaia Lusetti ha molto spesso di questi tiri a sorpresa, di queste conclusioni ad effetto, e conclusioni che in questo caso si sono rivelate molto utili per fare in modo che la Casagrande Padana si possa allontanare ulteriormente nel punteggio, ristabilendo immediatamente il divario di due lunghezze che la separa da un Cellini Padova in questo momento impegnato ad inseguire. E ora prova la conclusione dall'area i Cellini, conclusione che va ficcante, precisa, puntuale, firmata da Angela Prela. Primo gol per lei questa sera, 7-6, nessuna delle due squadre intende mollare la presa tanto facilmente, del resto bisogna sicuramente ricordarlo a beneficio anche di chi si fosse messo in visione e in ascolto su Eleven Sports solamente in questo istante. La posta in palio è troppo pressante, troppo importante per lasciare qualche cosa al caso questa sera. Non è affatto la classica partita di fine annata, perché i giochi in chiave play out, in chiave salvezza, sono ancora ben lungi dall'essere scritti definitivamente. Se d'altro canto è già ampiamente noto, insomma, il lotto di squadre che parteciperanno agli spareggi scudetto, vale a dire Salerno, vale a dire Bressanone, vale a dire Mestrino e quasi sicuramente, pressoché sicuramente, Pontinia, per la salvezza invece è ancora tutto da scrivere, sia per quanto riguarda l'ultimo posto che consegna la discesa diretta in A2, piazzamento per il quale sono in ballottaggio Malo, Mezzocorona e Leno, e anche per costruire la griglia play out. Ricordiamo che le squadre a disputare gli spareggi, mentre Martina Brock sventa questa conclusione dall'ala di Marianna Orlandi, ricordiamo che le squadre che disputeranno gli spareggi salvezza saranno quelle dalla penultima alla quintultima in classifica, spareggi che poi determineranno una ulteriore retrocessione oltre a quella diretta data dall'ultimo posto. Ora i Cellini, dopo questo tiro che Marianna Orlandi non è riuscita a mettere a segno, i Cellini può pervenire al pareggio, ma non riesce perché l'azione di Vanessa Diogap non va a buon fine. In questo caso il numero 14 rosso blu è ben contrastata da un'Asia Mangoni in buona forma almeno fino a qui. Furlanetto cambia tutto per Orlandi cede ancora l'incombenza a Mangone. Furlanetto in questo momento è Furlanetto quindi in posizione a centrocampo, pendolino quindi in questo momento del gioco biancorosso. Mangone, questa volta manca il gol per una mera questione di pochi centimetri, la palla va a perdersi non di molto fuori a sinistra
della porta patavina, e quindi Cellini che può ripartire alla ricerca sempre del pareggio quando stiamo veleggiando verso il tredicesimo minuto di gioco qui al Palazzetto Keop in questo sabato 26 marzo 2022, 19ª giornata del campionato nazionale di pallamano femminile Serie A1. Beretta, e mentre ripetevamo questi dati, queste fondamentali coordinate, Vanessa Diogap è andata a mettere a segno con una fiondata il suo terzo gol personale che permette al Cellini di riportarsi in parità sul 7-7. Tra l'altro questa serata sarà particolarmente intensa per tutti coloro che seguono la pallamano casalgrandese. Infatti subito dopo questa sfida di Serie A1 Beretta femminile che state seguendo su Eleven Sports, ci sarà anche in campo sempre qui al Palacheo per la Serie A2 maschile, targato invece in modulo a Casagrande, che affronterà Camerano in uno scontro salvezza sicuramente importantissimo, ma ne parleremo tra poco, perché Asia Mangone ha provato la conclusione per accelerare i tempi, visto che la padana era già sotto passivo, ma il tiro è nato completamente frettoloso e quindi si è perso a sinistra di Martina Brock, fuori a sinistra di Martina Brock, ma intanto è la padana pronta a ripartire dopo che Cellini ha vanificato la successiva azione di attacco. C'è il tentativo di tiro di Francesca Franco che non va a segno, ma la vice capitana biancorossa è stata contrastata e quindi la Casagrande padana ha potuto beneficiare di un 9 metri già ampiamente eseguito da Alessia Artoni. Ora Lusetti, Furlanetto, Lusetti, siamo verso la metà del primo tempo, rimanete con noi, rimanete in collegamento su Eleven Sports. Franco, Furlanetto, Lusetti, vediamo se arriva un'iniezione di Gaia, arriva un buon passaggio per Francesca Franco, e Francesca Franco con la sua consueta concretezza va a realizzare il suo primo centro personale, una conclusione, una vera bordata a tu per tu con il portiere avversario. 8-7 Casagrande padana, ancora in vantaggio. C'è da dire, ad onore del vero, che fino a questo momento è stata la Casagrande padana la squadra a condurre nel punteggio parziale per la maggior quantità di minuti, ma comunque questo non vuole affatto dire che il Cellini Padova sia arrendevole, tutt'altro, anzi si vede, questa Padova sta mantenendo fede a quella che è la propria fama di squadra viva, di squadra vivace, di squadra con molte buone idee, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anche caratteriale, con molto slancio. Quarto gol intanto di Vanessa Diogap che ristabilisce la parità. 8-8, Furlanetto si alza, si eleva, e quando Ilenia Furlanetto va a scoccare queste conclusioni davvero non ce n'è per nessuno. 9-8, ma c'è l'immediata risposta, un botta e risposta continuo, un botta e risposta incessante da parte di Lilian Maffo, in questo caso 9-9, da 8-8 a 9-9 in un amen. È una Casagrande padana che non ha neanche avuto il tempo materiale di assaporare la gioia del ritrovato vantaggio che subito Lilian Maffo ha realizzato, è quello che è il nuovo pareggio tra Gatto Cellini. Ora Alessia Artoni, Furlanetto, Franco, Francesca Franco si fa largo con grande slancio, con grande efficacia come suo solito, e va a sfoderare un tiro vincente allo stesso modo come suo solito, 10-9. E ora Cellini di nuovo che va ad insidiare la porta difesa in questo momento da Caterina Maria Mutti. Lo ricordiamo, Nadia Ayelen Bordon presumibilmente, quasi sicuramente, mancherà, salterà anche questa gara, pur essendo in panchina a causa del problema muscolare che la sta interessando già da qualche settimana. Il suo rientro dovrebbe avvenire, salvo ulteriori sorprese, nella sfida casalinga del 9 aprile prossimo contro Bressanone, che sarà anche l'ultimo confronto interno della Casagrande padana per quanto riguarda la stagione regolare e forse anche per quanto riguarda la stagione agonistica più in generale. Intanto Beverin Egyanruva ha siglato il 10-10, ecco, mettendo a segno peraltro il suo primo gol personale questa sera. Beverin Egyanruva, che è sicuramente una giocatrice dotata di una notevole capacità realizzativa, ma è abbastanza strano insomma che per ben 17 minuti lei non avesse trovato il gol. Quindi questo significa che la Casagrande padana sta difendendo anche non male, però tuttavia attenzione al Cellini Padova,
che con Noemi Nicceu va a portarsi in vantaggio. Questo è stato un contropiede veramente ben gestito da parte delle ragazze ospiti. La Casagrande è parata ben poco, ha potuto, forse si è fatta anche trovare un po' impreparata in questo frangente, ma tant'è. 10-11 e Cellini avanti quando siamo al 17esimo minuto e 42 secondi di questo primo tempo qui al Palazzetto Cheope. Come sempre in collegamento con Eleven Sports vediamo Marianna Orlandi, Franco, vediamo se Francesca Franco tirerà ancora fuori via le castagne dal fuoco, lo diciamo, espressione che si usa anche se non siamo certo in stagione di castagne. Adesso Furlanetto per Alessia Artoni, ma il tentativo non va a buon fine, però c'è un contrasto, quindi due minuti per Lian Maffo e Casagrande Padana che può usufruire di un rigore se ne incarica l'esperta, la specialista Ilenia Furlanetto, che sabato scorso a Pontinia ha sbagliato un rigore facendoselo neutralizzare dal portiere Giorgia Cialei, cosa abbastanza singolare per lei, ma insomma quando Ilenia Furlanetto sbaglia dai 7 metri è sempre una notizia roboante, proprio perché non si verifica quasi mai. E buon per la Casagrande Padana, Ilenia Furlanetto si conferma infallibile, concreta dai 7 metri, 2 su 2 per lei ai rigori, 2 su 2 per la Casagrande Padana, 11-11 il punteggio. E ora vediamo ancora Beverly Negianruva, Prela trova bene un passaggio all'ala, ma Giorgia Meneghini non riesce ad agganciare la sfera e così il Cellini vede svanire il sogno, almeno per il momento, di riportarsi in vantaggio. Palla di nuovo alla Casagrande Padana con Gaia Lusetti, Franco, Gaia Lusetti, Furlanetto chiede la palla, Lusetti, Franco, Lusetti, ancora Furlanetto, ancora Lusetti, siamo vicini al 20esimo. Francesca Franco è molto cercata dalle sue compagne di squadra in questi frangenti e c'è il gol firmato, griffato da Simona Artoni, griffato è la parola giusta perché Simona è anche nota per il suo eccellente gusto nel vestire, 12-11 quindi. E quando siamo al 19esimo minuto e 37 secondi di gioco, 12 Casagrande Padana, 11 Cellini Padova che sta attaccando, attenzione questa distrazione di Vanessa Diogap, riesce comunque a servire Karel Diogap che non manca di mettere a segno il suo terzo centro personale per il nuovo pareggio, 12-12. Qui vicino a noi alla nostra postazione c'è il presidente della Pallamano Spallanzani Casagrande, Sergio Cattani, sempre imperturbabile nel seguire le gesta della sua squadra, però insomma arriverà il momento anche di fargli una intervista per interpellarlo su quello che sul rendimento delle biancorosse in questa stagione, ma adesso non è il momento perché dobbiamo seguire da vicino questa azione nella fattispecie della Casagrande Padana, 12-12 quando siamo, abbiamo superato il 20esimo da ormai mezzo minuto, vediamo Franco, vediamo Lusetti, Alessi Artoni per Orlandi, scarica bene per Lusetti, Lusetti da questa a Franco, Francesca Franco si aggira bene, Furlanetto, Furlanetto è pronta per caricare il tiro ma non c'è, era un tiro passaggio, più che altro un passaggio per Alessia Artoni, ma la retroguardia patavina ha capito tutto, reimpossessandosi quindi del pallone e ponendosi così nelle condizioni giuste per orchestrare una nuova azione offensiva, 12-12 ancora, ma c'è i Cellini in avanti, Prela, Beveline Gianruva, ancora Prela, Vanessa Diogappa, attenzione, sempre molto insidiosa Vanessa Diogappa, la sua conclusione termina fuori, Caterina Maria Mutti ha letteralmente ipnotizzato in questo caso Vanessa Diogappa e attenzione c'è un intervento, vediamo il provvedimento carico di, viene in questo momento chiamato il time out ecco, richiesto da Marco Agazzani, allenatore della Casagrande Padana, time out quando il punteggio è in perfetta parità su 12-12, noi ne approfittiamo per riepilogare un po' il tabellino che è emerso fin qui in questo primo terzo, possiamo dire, di gara. Per quanto riguarda il Cellini Padova, 4 gol per Vanessa Diogap, 3 reti invece per Karel Diogap,
due reti Noemi Niceu e un gol a testa messo a segno da Beverly Eghianrua, Angela Prela e Lilian Maffo. Per quanto riguarda invece la Casagrande Padana, i gol biancorossi portano la firma di Ilenia Furlanetto, che ha messo a segno tre centri nella fattispecie, due gol a testa per Asia Mangone, Francesca Franco e Simona Artoni, un gol invece sempre a cranio per Alessia Artoni, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. I parziali al decimo 6-5 per la Casagrande Padana, al ventesimo 12-12 e ancora in questo momento, quando siamo al 21esimo minuto e 25 secondi, ancora 12-12. Ai rigori 2-2 per la Casagrande Padana, 1-1 il Cellini Padova. E avanti così si riprende dopo questo time out richiesto da Agazzani con la Padana in avanti. Padana che vuole assolutamente chiudere questo primo tempo in vantaggio, diciamo in una partita come questa contano moltissimo anche gli umori e quindi chiudere la prima frazione con un margine favorevole sarebbe sicuramente, può essere un buon aiuto nell'affrontare al meglio la lunga ripresa, i secondi 30 minuti che andranno sempre in scena qui sulle tavole del palazzetto Cheope. Ma intanto la Padana non è riuscita a concludere a rete, c'è quindi un'altra buona occasione per i Cellini e Gianruva, Maffo, Vanessa Diogap, attenzione dall'ala sempre pericolosa, Karel Diogap, Meneghini cerca Vanessa Diogap e la conclusione dall'ala di Lilian Maffo viene neutralizzata da un'eccellente Caterina Maria Mutti. Orlandi, c'è l'intervento abbastanza pesante su Marianna Orlandi, su di lei c'erano Giorgia Meneghini e Noemi Niceu, un intervento importante, vedremo quale sarà il provvedimento arbitrale. Vediamo Savarese e Bocchieri quale sarà il loro comportamento, se ci saranno due minuti in effetti per Noemi Niceu. È un Cellini Padova quindi momentaneamente in inferiorità numerica, quando siamo sempre su 12-12, proteste da parte del pubblico, c'è una piccola ma significativa rappresentanza patavina, c'è una munizione anche combinata alla panchina del Cellini, ricordiamo qualche protesta da parte della piccola ma comunque molto partecipativa rappresentanza veneta qui sugli spalti del palazzetto Cheope di via Aosta a Casalgrande, ma comunque gli abiti non cambiano la loro decisione. Cellini quindi sarà privo di Noemi Niceu per i prossimi 120 secondi e quindi la Casagrande Padana ora ha il compito di sfruttare al meglio quello che nell'hockey su ghiaccio viene spesso chiamato power play, cioè la superiorità numerica. Furlanetto, Alessia Ortoni viene stoppata molto bene da Bevelin e Gianruva, vediamo Lusetti per Alessia Artoni che non si smentisce da quella posizione, difficilmente fallisce anche stavolta, fatto centro con il suo secondo gol personale che li porta in avanti la Casagrande Padana 13-12, ma c'è in questo momento il time out che però viene in questo caso richiesto da Abderrahman Saadi, tecnico del Cellini Padova. 7 i minuti che ancora mancano al termine della prima frazione di gioco. Casagrande Padana in vantaggio sul Cellini Padova per 13-12 in questa sfida valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A1 Beretta femminile. Ricordiamo ancora l'appuntamento comunque per quanto riguarda la pallamano Casagrande alle ore 20:45 sempre qui al Palacheope, quindi fra non molto saranno di appunto scena i biancorossi allenati da Corradini. La Modula Casagrande affronterà i marchigiani della appunto pallamano Camerano in uno scontro veramente cruciale, in uno scontro importante, in uno scontro veramente basilare per gli equilibri salvezza. Modula Casagrande contro Camerano quindi alle ore 20:45, l'appuntamento è quindi qui al Palacheope, ma per tutti coloro che non potessero essere fisicamente presenti qui al palazzetto sarà garantita la diretta attraverso la pagina Facebook della Pallamano Spallanzani Casagrande, GSD Pallamano Spallanzani Casagrande, tanto per essere precisi. Biancorossi allenati da Matteo Corradini, quindi sono attesi a uno tra gli appuntamenti di maggiore rilievo della stagione, così come anche Camerano allenata da Filiberto Cocuzza.
ma ritorniamo in partita con la Casagrande Padana, che va vicino al gol in questo momento con Simona Artoni, ma Martina Brock ci arriva un po' fortunosamente, ma comunque con grande abilità, perché la fortuna non è nulla senza l'abilità che Martina Brock sicuramente ha. E dall'altra parte c'è Giorgia Meneghini che realizza il suo primo centro in questa partita, anche lei quindi sporca il tabellino, come si dice in gergo, 13-13, quando mancano poco più di 6 minuti al termine della prima frazione di gioco. Poi ovviamente avremo un breve intervallo in cui cederemo la linea a Milano, 10 minuti circa, per poi riprenderla, così da raccontarvi anche tutte le emozioni del secondo tempo di questa sfida tra Casagrande Padana e Cervini Padova, sfida che in questo momento vede il vantaggio della formazione di casa con Marianna Orlandi, che ha trovato il gol dall'ala, la sua sicuramente posizione più congeniale, 14-13, quindi 14-13. Vediamo i Cellini ancora una volta ben lungi all'essere domo, e Cellini che in questo caso trova un gol a sorpresa, possiamo dire un tiro inaspettato con Vanessa Diogap. Benissimo, Orlandi, Franco, Lusetti. Intanto c'è il cambio in porta tra le fila della Casagrande Padana, è uscita Caterina Maria Mutti, è entrata Valentina Bonaccini. Orlandi, intanto la Casagrande Padana comunque impegnata in attacco, Furlanetto, Orlandi, si scivola il pallone, questa volta la difesa è intervenuta in modo assolutamente regolare, la difesa di Cellini. Cellini che ora può ripartire alla ricerca del possibile vantaggio. Vediamo ora lo sviluppo dell'azione, Lilian Maffo con il numero 33, serve Vanessa Diogap. Karel Diogap in questo momento contrastata da Furlanetto, dall'ala ancora Giorgia Meneghini, inesauribile dall'ala, Beverly Negaru, attenzione al suo braccio sicuramente caldo in questo caso, e che si conferma tale, secondo gol personale per la frombogliera patavina, 14-15 e Cellini avanti. La Casagrande Padana ora si giova dell'ingresso in campo di Nicole Giombetti, ecco l'esperta ala tra le giocatrici sicuramente più navigate dello schieramento biancorosso. Lusetti, Alessia Artoni, vediamo ancora lo sviluppo dell'azione con Lusetti, Furlanetto, vediamo Lusetti, Furlanetto prova il tiro sotto mano, per poco, Mattia Brock ci arriva, ecco veramente una realizzazione un po' centrale ma che comunque poteva essere sicuramente pregevole. Dall'altra parte invece Karel Diogap che non perdona con un tiro in diagonale angolato, 14-16, e attenzione Cellini Padova in doppio vantaggio quando stiamo veleggiando verso la fine del primo tempo. Attenzione, è una Casagrande Padana che in queste ultime fasi ha un po' affievolito la propria azione, la propria efficacia, la propria concentrazione, doti che devono essere recuperate quanto prima per evitare di terminare il primo tempo con un divario che potrebbe essere abbastanza rilevante a favore delle giocatrici avversarie. Vediamo da Franco, Lusetti, Furlanetto cerca un varco, prova a servire Giombetti, comunque non arriva alla palla perché Meneghini ha intercettato la sfera, comunque la palla è ancora nelle mani della Casagrande Padana. Lusetti, Mangone, Furlanetto, la gran conclusione, la gran fiondata di Ilenia Furlanetto, quarto gol per lei, il secondo su azione in questa gara, 15-16, ed è una Padana che rosicchia poi di vario, ma attenzione, grave errore difensivo della formazione di casa che ha lasciato liberissima Noemi Niceu di concludere a rete, cosa che ha puntualmente fatto mandando il pallone in fondo al sacco alle spalle di una incolpevole in questo caso Valentina Bonaccini. 15-17, quindi mancano ormai due minuti prima dell'intervallo, un intervallo in cui sicuramente i rispettivi tecnici avranno molto da dire alle ragazze nell'intento di trovare la soluzione giusta per portare a casa una posta in palio che si preannuncia, anzi non che è, non soltanto si preannuncia, davvero di notevole rilievo. Ma la Casagrande Padana ancora una volta fallito l'obiettivo di trovare il gol,
così come il Cellini, però in questo momento la Padana ha bisogno di un gol per rimanere attaccata alla partita. Vediamo Nicol Giombetti con la sua esperienza, cede la sfera di Lenia Furlanetto. Lenia Furlanetto pensa un attimo, palleggia, sembrava interrogarsi su da farsi pochi istanti fa. Ora Lusetti per Furlanetto, ancora Lusetti, ancora Franco, vediamo Lusetti, serve Alessio Artoni, Padana in difficoltà, serve un gol rapidamente, Furlanetto da questa a Franco, vediamo Francesca Franco se c'è una delle sue invenzioni, e c'è una delle invenzioni di Francesca Franco, quelle più tipiche, quelle più inaspettate. 16-17, terzo centro personale per Francesca Franco, anche oggi sugli scudi, molto sugli scudi. Però il Cellini non perdona, in particolare non perdona Lilian Maffo, che realizza immediatamente il 16-18. Quindi è un Cellini Padova che a questo punto lo possiamo dire con buona e attendibile approssimazione chiuderà il primo tempo in vantaggio. Resta solo da stabilire la consistenza numerica del margine favorevole alle giocatrici venete. Furlanetto, Franco, vediamo Gaia, Lusetti, cede la palla Furlanetto, Lusetti, attenzione, Padana è sotto passivo, Franco, Franco, Francesca Franco si sta veramente rivelando risolutiva, sta veramente tenendo, sta sicuramente dando un contributo di fondamentale importanza nel tenere a galla la Casagrande Padana, sia prima sia in questi minuti così difficili. Qui c'è un tiro velleitario che non va a buon fine, ma comunque, come avevamo preconizzato poc'anzi, il Cellini Padova chiude questa prima frazione in vantaggio sul punteggio di 17-18. Quindi quando in questo momento sono le 19:05, minuti primi, siamo in perfetto orario qui al Palazzetto Kerpe, andiamo a riepilogare quello che è stato il tabellino di questa sera, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Quindi lo ripetiamo, Casagrande Padana 17, Cellini Padova 18. Per il Cellini Padova 5 reti messe a segno da Vanessa Diogap, 4 reti invece per Karel Diogap, 3 reti per Noemi Niceu, 2 reti a testa per Bevelin Eghianruva e Lilian Maffo, un gol ovviamente sempre a testa per Giorgia Meneghini e Angela Prela, 1-1 ai rigori. Per quanto attiene invece alla Casagrande Padana, sono 4 reti per Francesca Franco, 4 reti per Ilenia Furlanetto, 2 reti a testa per Asia Mangone, Simona Artoni, Alessia Artoni e Marianna Orlandi, e un gol invece porta la firma di Gaia Lusetti, 2-2 ai rigori. I parziali al decimo 6-5 per la Casagrande Padana, al 20esimo 12-12, e ora, come abbiamo detto poc'anzi, a fine del primo tempo 17 per la Casagrande Padana e 18 per il Cellini Padova. Noi ci fermiamo qualche minuto, 10 minuti circa, e poi torneremo qui ovviamente per vivere insieme a voi tutte le emozioni, i sussulti, gli spunti di questo secondo tempo, di questa avvincente sfida tra la Casagrande Padana e il Cellini Padova. A voi Milano!
Rieccoci qui come ampiamente promesso, ancora una volta buonasera dal palazzetto Cheope a Casalgrande. Nicolò Rinaldi al microfono per voi su Eleven Sports anche in questo secondo tempo, per narrare, per vivere insieme a voi le emozioni di questa sfida valevole per la 19esima giornata della Serie A1 Beretta femminile di pallamano. Primo tempo che si è concluso con il vantaggio del Cellini Padova 17-18. Il punteggio, abbiamo già riepilogato prima il tabellino, tra poco saremo dettagliati anche per quanto riguarda il calendario che entrambe le formazioni dovranno affrontare in questa parte finale, in quest'ultimo scorcio della stagione regolare, ma per questo c'è ancora tempo. Adesso dobbiamo concentrarci su questa gara che ha ancora parecchio da dire e da dare in termini di agonismo e di entusiasmo in grado di procurare il pubblico. 17-18, quindi abbiamo detto è una Casalgrande padana che ha guidato, diciamo, nel primo tempo per molti minuti ha guidato nel punteggio parziale, ma nel contempo il Cellini Padova è sempre rimasto attaccato a stretto contatto delle avversarie per quanto dal punto di vista numerico, e poi negli ultimi proprio 5 minuti, approfittando di una flessione da parte delle pallamaniste di casa, il Cellini ha trovato la via giusta e migliore per piazzare il sorpasso e chiudere così la prima frazione avanti di un gol. E ora è una Padova che può incrementare il proprio margine con questo rigore, se ne incarica Karel Diogap che batte Valentina Bonaccini, niente da fare per il portiere di San Ruffino di Scandiano, 2-2 quindi dai rigori per Karel e per il Cellini Padova, 17-19. Ripetiamo come abbiamo detto nel primo tempo, già lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse messo in visione e o in ascolto solo in questo momento, questa gara assume risvolti particolarmente importanti per quanto riguarda la lotta a salvezza. Entrambe le formazioni infatti stanno inseguendo la certezza di mantenere la categoria senza dover ricorrere agli spareggi di fine stagione, e questa gara è sicuramente uno snodo di fondamentale importanza in tal senso, anche perché mancano, dopo questa sfida mancheranno soltanto 3 turni al termine della già menzionata stagione regolare. Intanto Padova prende sempre più il largo grazie al gol della brava Giorgia Meneghini, che va a realizzare il ventesimo centro del Cellini, che è anche il suo secondo personale. Intanto fa il suo ingresso in campo Gaia Lusetti nelle file della Casalgrande padana, e Furlanetto, Alessia Artoni per Lusetti, per Mangone, Asia Mangone che ha sfoderato un paio di buoni gol nel corso del primo tempo, e ora Mariana Orlandi per Furlanetto, per Mangone si fa largo tra le maglie della retroguardia padovana, Giombetti, l'esperta Giombetti per Furlanetto, ma Casalgrande ha bisogno di un tiro perché la padana è sotto passivo, serve un tiro urgentemente, altrimenti il Cellini potrebbe accumulare 4 gol di vantaggio, rendendo così la situazione ancora più scura, grigia e fosca per la compagine ceramica allenata da Marco Agazzani. Bocchieri e Scavone gli arbitri di questa sera. Vediamo Meneghini. Vediamo questa, Meneghini si fa largo. Vediamo l'azione del Cellini con la Casalgrande padana, Alessia Artoni che nella fattispecie è riuscita a rubare palla a Beverly Negan Ruva, c'è il contropiede bianco-rosso con Marianna Orlandi che va a segno dall'ala come suo solito, terzo centro per lei, 18-20, quindi 18-20 in questo momento, sempre però a beneficio del Cellini Padova che ora ha buon gioco nel poter gestire un importante vantaggio, diciamo importante perché in questa sfida che si sta dimostrando così equilibrata, ogni passaggio, ogni minuto, ogni secondo è di basilare importanza, può rivestire basilare importanza nel determinare il punteggio conclusivo. Intanto Bevelin e Garruva ha sferrato un gran tiro che però è terminato fuori a sinistra della porta difesa da Valentina Bonaccini, può ripartire la Casalgrande padana. Furlanetto da queste, Mangone, Furlanetto, vediamo cosa si inventerà. Serve Alessia Artoni che viene contrastata, ma Franco, Giombetti, Nicole Giombetti dall'ala tira clamorosamente fuori tra lo stupore generale del pubblico, della platea di Fede Biancorossa, numerosa anche questa sera, in questo sabato 26 marzo, qui a Palazzetto Cheope.
quindi non cambia il punteggio, sempre 18-20 a favore delle giocatrici ospiti. Giocatrici ospiti che ora impostano la manovra con tutta calma. E Gianluva, Bevelin, vediamo Vanessa Diogap. Vediamo Bevelin e Gianluva. Servirà probabilmente Maffo. Non serve Maffo. Comunque adesso la palla arriva lì a Maffo. Ecco per Vanessa Diogap. Vanessa Diogap che viene fermata efficacemente da Francesca Franco. Vediamo. Vanessa Diogap accusa un dolore alla mandibola, ci pare, e quindi vedremo ora, mandibola o collo, comunque vediamo ora se servirà un intervento da parte del personale infermieristico. Vanessa Diogap che ora è affidata alle cure del personale e Macroce Rossa. Qualche minuto, qualche attimo quindi di sospensione in attesa di poter riprendere. Quando sono passati quasi 5 minuti, 4:54 segnatamente nel corso della ripresa. Vediamo dagli arbitri, fanno cenno a Vanessa Diogap di accomodarsi per poi rientrare al limite successivamente. Vanessa Diogap quindi che lascia momentaneamente il parquet di gioco per ricevere le medicazioni del caso. Può ripartire quindi il Cellini Padova. La palla ora è nelle mani di Noemi Niceu. Anche lei ha fornito una prova di considerevole impatto durante la prima frazione di gioco, ma su questo non vi era dubbio alcuno. Vediamo Meneghin, vediamo Ivana Diogap con il numero 3. Ivana Diogap da questo, vediamo Meneghini, Ivana Diogap, vediamo la Maffo, il tentativo di tiro viene sventato da Valentina Bonaccini, però c'è rigore perché c'è stato un intervento ai danni di Lilian Maffo, intervento giudicato irregolare dal duo arbitrale Bocchieri-Scavone, e quindi c'è i 7 metri a favore del Cellini Padova. Se ne incarica Karel Diogap contro Valentina Bonaccini, un altro scontro molto interessante, e Karel ancora una volta la meglio, si danno il suo sesto centro personale, il terzo dai 7 metri. 18-21, vediamo Mangone, viene fermata irregolarmente in fase di tiro, ci sono 2 minuti, c'è un'esclusione per 2 minuti a carico di appunto Karel Diogap, già menzionata poc'anzi, e ora la Casagrande Padana può usufruire di un rigore. Ancora una volta c'è il cambio in porta, esce Martina Brocca, entra Sonia Enabulele per difendere la porta patavina dall'attacco che verrà sferrato tra poco su rigore per mano di Ilenia Furlanetto. Vediamo Furlanetto, vediamo la specialista che tira clamorosamente fuori a sinistra di una Sonia e la Bulele che comunque nell'occasione, c'è da dire, era ben piazzata e quindi probabilmente tutto lascia pensare che avrebbe ugualmente potuto neutralizzare, intercettare questo rigore eseguito da Ilenia Furlanetto, che clamorosamente stecca dai 7 metri, quindi 2 su 3 per lei e 2 su 3 per la Casagrande Padana ai rigori, mentre il Cellini ancora avanti. Vediamo con il numero 33 la conclusione di Lilian Maffo, che però è un po', non è così potente come la pallavanista patavina ci aspettava, e quindi Valentina Bonaccini a buon gioco nell'intercettare la sfera e nel rilanciare la Padana con Ilenia Furlanetto che va a realizzare un gran gol che permette alla capitale biancorossa di riscattarsi dal rigore fallito pochi istanti fa. Capovolgimenti di fronte che non mancano, sussulti che non mancano, ma l'unica cosa che i cambiamenti sono all'ordine del giorno in questa sfida, ma almeno per il momento l'unica cosa che non cambia è la situazione di vantaggio su cui il Cellini Padova può contare. 19-21, e questa è una vera sassata di Giorgia Meneghini, signore e signori, un gol che ci permettiamo di definire da cineteca, di Giorgia Meneghini, che sancisce il 19-22. C'è un cambio in porta ora per la Casagrande Padana, mentre Asia Mangone si fa neutralizzare il tiro da Martina Brock. Dicevamo cambio in porta per la Casagrande Padana, è uscita Valentina Bonaccini, è rientrata
la piemontese di Castelnuovo Scrivia, classe 2003, Caterina Maria Mutti. Lo diciamo tante volte perché sappiamo che a Castelnuovo Scrivia c'è un folto pubblico che segue la propria concittadina e conseguentemente anche la Casalgrande Padana, quindi un saluto a quanti ci stanno seguendo dal Piemonte, così come un saluto va a tutto il pubblico di Fede Biancorossa e ovviamente a quanti ci seguono dal Veneto, da Padova e in generale dal mondo intero attraverso Eleven Sports. Questi doverosi convenevoli sono arrivati in contemporanea con il gol di Alessia Artoni, che ha permesso alla Casalgrande Padana di limare parte, un terzo dello svantaggio, 20-22, ma c'è ancora parecchia strada da fare in questo confronto, con il presidente Cattani sempre impassibile nell'osservare una gara chiave, osiamo definirla così, chiave per le sorti di entrambe le formazioni e ovviamente per la sua Pallamano Spallanzani Casalgrande Padana, di cui è il presidente. Intanto c'è Lilian Mappo che non si lascia sfuggire l'occasione di concludere a rete, 3 e il terzo gol personale con Caterina Maria Mutti, che si dispera in questo caso perché forse pensava di poter intercettare questa conclusione. Vediamo ora la Padana in avanti. Intanto c'è Caterina Maria Mutti che si tiene la fronte, forse c'è qualche piccolo problema fisico ma lo vedremo in seguito. Intanto Marianna Orlandi per Furlanetto carica il tiro, non è tra i più felici, Martina Brock a buon gioco nell'intercettare la conclusione, nello sventare la minaccia che il Cellini Padova stava attraversando. Qui c'è il gol, intanto nessun problema per Caterina Maria Mutti che è rimasta in campo, ma Giorgia Meneghini veramente in gran serata questa sera, ha siglato la sua quarta conclusione vincente a rete, 20 Casalgrande Padana, 24 Cellini Padova, quando c'è il time out richiesto da Marco Agazzani in un momento veramente delicatissimo, in particolare per la formazione di casa. Riepilogando il tabellino dei Cellini, 6 reti per Carel Diogap fino a questo momento, 2 reti Beveline Gianruva, 3 reti Noemi Nicceu, 5 per Vanessa Diogap, 4 reti Giorgia Meneghini, 1 Angela Prela e 3 Lilian Maffo. Per la Casalgrande Padana 2 gol Asia Mangone, 4 Francesca Franco, 5 Ilenia Furlanetto, 2 Simona Artoni, 3 Alessia Artoni, 3 Marianna Orlandi, 1 Gaia Lusetti. 9 minuti e 22 secondi nel corso di questa ripresa, sono le 19:26 minuti primi in diretta su Eleven Sports dal palazzetto Cheope in Casalgrande via Aosta. Time out di una gara veramente intensa, veramente combattuta, che ha parecchio da dire, primo atto di un sabato intensissimo per la Pallamano Casalgrandese, perché lo ricordiamo ancora una volta per chi non ci avesse seguiti prima, dalle ore 20:45 sempre qui al Palacheo sarà in campo la A2 maschile girone B, modula Casalgrande contro Camerano, diretta Facebook sulla pagina GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande, ma quella è un'altra storia. Adesso dobbiamo seguire le ragazze biancorosse, le ragazze rossoblu patavine. Le prime sono in attacco in questo momento, Franco, Alessia Artoni, Orlandi, Urlanetto, serve il suo contributo d'esperienza, Mangone per Francesca Franco, scarica il passaggio per Furlanetto cerca di farsi largo, non ci riesce, Furlanetto, serve Asia Mangone, vediamo se Asia Mangone inventerà qualcosa, non riesce perché la difesa rosso-blu la contrasta in modo ineccepibile. E quindi ancora una volta è una Casalgrande Padana che perde l'attimo, perde l'occasione, perde l'abbrivio per piazzare un gol che sarebbe valso oro, specialmente in questa fase così delicata. Siamo al 40esimo, superato da una 15 secondi, 20-24 a favore delle pallamaniste venete. Meneghini viene stoppata da Alessia Artoni, ma gli arbitri fanno cenno di proseguire con un 9 metri. Vediamo ora Maffo, la conclusione a botta sicura, tu per tu col portiere, ma Caterina Maria Mutti ci arriva questa volta agevolmente con la consueta maestria. Di nuovo la Casalgrande Padana, Furlanetto carica la conclusione, ma che termina tuttavia fuori a destra della porta difesa da una brava Martina Brock, comunque piazzata in questa occasione. Non cambia il punteggio, 20-24 e c'è il time out richiesto dal tecnico patavino Abderrahman Saadi. E quindi questa è l'occasione giusta e propizia per fare un po' il punto sul calendario che contraddistinguerà le due contendenti di questa sera nelle ultime tre
ecco, giornate che contraddistingueranno la stagione regolare di Serie A1 per Etta femminile. Per quanto riguarda la Casagrande Padana, sabato prossimo dalle ore 18:30 le biancorosse saranno proprio in Veneto per affrontare Mestrino, una tra le super potenze di questo campionato, che appunto disputerà i playoff per lo scudetto. A seguire sabato 9 si tornerà qui al Paracheope per il confronto con l'attuale capolista Bressanone dalle ore 18:30, per poi appunto chiudere il 16 sabato di Pasqua con la trasferta sul campo dell'Eno, 16 aprile dalle ore 19:30. La Casagrande Padana sarà a Leno. A Gazzani ha detto più volte di non volere proprio rimandare il discorso salvezza diretta all'ultima giornata, di voler evitare lo scenario di giocarsi la salvezza diretta proprio all'ultima giornata sul campo di Leno, Leno a sua volta concorrente per non scendere di categoria, e quindi i due punti questa sera sono fondamentali per evitare lo scenario che Agazzani ha paventato. Invece il Cerini Padova sabato prossimo 2 aprile dalle ore 20 ospiterà al Palafarfalle la Iomi Salerno, quindi un'altra grande potenza di questo campionato. Sabato 9 poi sarà la volta della trasferta sul campo trentino di Mezzocorona in lotta per la salvezza, inizia alle ore 19, e poi a seguire sabato 16 aprile sempre dalle ore 20 il Cellini tornerà sul parquet amico del Palafarfalle per affrontare le Guerriere Malo. Intanto c'è il gol, un po' rocambolesco, un po' avventuroso, ma comunque valido, comunque importantissimo, di Marianna Orlandi. La palla passa in mezzo alle gambe del portiere, 21-24, ed è un gol che permette alla Casagrande Padana di riportarsi, di rimanere quantomeno in carreggiata dopo fasi veramente difficili per le ragazze di casa, giocatrici casagrandesi che, lo ricordiamo, all'andata hanno prevalso Padova col punteggio di 25-31. Cogliamo anche l'occasione per dire, mentre c'è questa grande conclusione di Karel Diogab dall'ala, Caterina Maria Mutti tocca la sfera senza però riuscire ad impedire al pallone di depositarsi in fondo al sacco, quindi per tutta risposta c'è la traversa di Francesca Franco, sempre 21-25. Ripetiamo intanto, ricordiamo anzi intanto per meglio dire, dopo la partita restate in collegamento con noi ancora per qualche minuto, perché come nostro solito andremo ad effettuare un paio di interviste a una protagonista per parte di questo confronto. Ci sarà quindi un'intervista per la Casagrande Padana e una per il Cerini Padova con Vanessa Diogap, che va a realizzare il suo sesto centro personale adesso con un tiro altrettanto spettacolare proprio come quello di prima. 21 Casagrande Padana, 26 Cerini Padova. È un secondo tempo dove il Cerini ha manifestato, sta manifestando un predominio territoriale piuttosto netto, piuttosto marcato, quindi Padova sta sicuramente legittimando questo vantaggio e questa situazione contro una Casagrande Padana che sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa di più, in particolare dall'intervallo dal 25esimo, quindi ancora prima dell'intervallo, dal 25esimo in avanti. Comunque il gol di Ilenia Furlanetto ridà slancio alle speranze biancorosse di raddrizzare in qualche modo la contesa, 22-26 quando non siamo nemmeno a metà della ripresa. C'è ancora quindi spazio per moltissime sorprese in questa sfida qui al Paracheope. La Padana peraltro proviene da una sconfitta molto onorevole, quella di sabato scorso al Palabianco di Pontina contro le padrone di casa. Casagrande era addirittura riuscita a terminare il primo tempo in vantaggio per una lunghezza, questo nonostante il lunghissimo viaggio tormentato con una lunga coda autostradale che le biancorosse hanno intrapreso per raggiungere la località laziale, un viaggio che sicuramente ha influito sulla quantità di energie a disposizione della Padana. Ma adesso è tempo di parlare della sfida con Padova, con Francesca Franco, che è andata a realizzare il suo quinto centro personale di capitale rilievo, di basilare importanza per la Padana, che ora è in svantaggio però di sole tre lunghezze, erano 5 fino a pochi istanti fa, 23-26. È un piccolo allungo, un piccolo parziale, qui la Padana deve appellarsi, su cui la Padana deve fare affidamento, ma il Karel Diogap a mettere ancora una volta le cose in chiaro con una gran conclusione, 23-27. È una Padana parecchio carente in difesa, gli interventi di
Caterina Maria Mutti stanno sicuramente sortendo buoni effetti, ma ovviamente lei non può fare tutto da sola e in molti frangenti la difesa biancorossa ha un po' stentato ben di più rispetto a molte altre occasioni. Questo sta lasciando campo libero a un Cellini sicuramente concreto, sicuramente determinato, ben organizzato in ogni zona del campo e in ogni fase di gioco. 23 a 27 di nuovo con la Padana che ancora una volta ha perso palla. Attenzione, è una gara che sta assumendo contorni thrilling per le padrone di casa, ma c'è ancora tempo volendo per risalire la china da parte delle biancorosse. Infatti in questo momento Cellini perde palla, riparte la Padana con Alessia Artoni a servire Ilenia Furlanetto. Vediamo, si fa una gran corsa, cede ad Alessia Artoni, cambia tutto per Asia Mangone, Francesca Franco, azione un po' farraginosa da parte delle giocatrici locali. Furlanetto tira, viene respinta la palla dalla difesa avversaria, ma è ancora la Padana in avanti. Il pubblico patavino chiama passivo, forse non ha tutti i torti perché l'azione casalgrandese comincia a essere un po' prolungata nel tempo, ma non Franco però viene stoppata dalla, però è un'azione che comunque viene stoppata dagli arbitri. Bocchieri e Scavone. Padova perde un'altra occasione, in questi minuti non si segna più, non si segna più e si fa veramente fatica da parte di entrambe le squadre a trovare la via del gol. Buon per le ragazze ospiti che hanno costruito un solido vantaggio nelle fasi precedenti. 16 minuti e 23 nel corso della ripresa, 23 per chi attacca, 27 chi difende. Alessia Artoni, Mangone per Sausa Müller a centrale germano-argentina, cede la palla a Franco, Martina Brock risponde ancora presente. E quindi si riparte Cellini, Padova, e c'è da pulire un istante il parquet di gioco. Quando sono passati 16 minuti e 41 secondi nel corso del secondo tempo, mancano circa 13 minuti, poco più di 13 minuti al termine, ancora un'eternità. Di certo, insomma, è una Casagrande Padana che sta suscitando qualche perplessità, che sta steccando purtroppo per il pubblico di Fede Biancorossa contro un'avversaria sicuramente forte, sicuramente di grandi potenzialità, ma nel complesso la piena portata della compagine ceramica, come del resto dimostra anche il 25-31 la vittoria della Padana all'andata. Ma ora Meneghini, attenzione per Karel Diogap carica il tiro ed è traversa, quindi c'è ancora spazio per la Padana per addivenire a un recupero per viaggiare verso il pareggio. Sausa Müller riesce a servire Francesca Franco riesce a segnare, sesto centro per lei ed è il 24esimo per le biancorosse, che comunque sono sempre in ritardo di 3 gol. Biancorosse come sempre in maglie che oggi sono invece in maglia giallo-nera, invece il Cellini indossa la tradizionale tenuta rosso-blu. Ricordiamo tutto il pubblico di Eleven Sports ancora una volta buonasera, in particolare buonasera anche a chi si fosse messo in visione in ascolto solo in questo momento. Siete arrivati, potremmo dire, al momento giusto per osservare insieme a noi le fasi decisive di questa sfida così equilibrata, ma che è stata contraddistinta fino al 25esimo da una supremazia da parte della Casagrande Padana, ma poi è stato il Cellini Padova a suscitare le impressioni migliori, impressioni che gli Veneti stanno confermando con questi 3 gol di vantaggio, che adesso potrebbero diventare 4, diventano 4 con il rigore messo a segno da Karel Diogap, che si conferma infallibile dai 7 metri, 4 su 4 per lei e per il Cellini, 24 a 28. Con Franco Mangone. Franco, a fine partita le interviste, ci sarà molto da dire al termine di questo confronto. Alessia Artoni, Sausa Müller, Mangone per Alessia Artoni che colpisce la traversa, anche un po' sfortunata in questo caso la pivot casalgrandese, va detto. 24-28, quindi non cambia il punteggio, buon per il Cellini che ora potrebbe trovare il varco migliore, il varco giusto per ristabilire, per tornare al massimo vantaggio di 5 lunghezze che poco fa le patavine potevano vantare sulla Padana.
Meneghini, vediamo il tiro. Niceu viene contrastata bene, Alessia Artori, Nicole Giombetti, ma la palla è ancora appannaggio delle ragazze padovane. Careglio Gap per Maffo, Maffo serve Meneghini che però non trattiene la sfera, la quale Giombetti però anche non trattiene la sfera, e quindi serve ancora Cellini. La conclusione di Noemi Niceu è fuori, comunque gli arbitri avevano già restituito la palla alla casa grande padana. Fasi velocissime di questo incontro, le parole quasi non bastano, ma comunque bastano sempre per descrivere i tantissimi sussulti, anche gli stati d'animo che le ragazze stanno sicuramente attraversando in questi ultimi dieci minuti di gioco, perché adesso siamo entrati proprio al 50°, 20° del secondo tempo, ultimi 600 secondi anche meno per determinare il punteggio finale di una sfida che in questo momento vede la supremazia del Cellini Padova. Asia Mangone va al tiro, ma Martina Bloch riesce a neutralizzare una conclusione buona ma troppo centrale da parte dell'ala casalgrandese della nazionale. Asia Mangone ora riuscirà in possesso della sfera approfittando di una manovra di attacco errata da parte del Cellini, ma Casagrande Padana spreca tutto ancora una volta. Gaia Lusetti viene contrastata da Vanessa Diogap in modo regolare secondo gli arbitri Bocchieri e Scavone, quindi niente di fatto ancora una volta. Cellini che torna in avanti su 24-28 a proprio favore. E ora Padova ovviamente con tutta calma, perché le giocatrici ospiti allenate da Abderrahman Sadi non hanno certo alcun interesse ad accelerare i tempi in queste fasi. Però Vanessa Diogap ancora una volta non riesce ad affondare la lama, comunque lo ha già fatto varie altre volte mettendo a segno 6 gol personali. Francesca Franco dall'altra parte trova una vera autostrada che la rende in questo momento la migliore realizzatrice nelle file di casa. 7 i centri della pivot di origine siciliana ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti, e qui ormai da tantissimi anni. 7 centri per lei, mentre quelli di Ilenia Furlanetto sono 6. Per quanto riguarda i Cellini spiccano invece i 9 gol messi a segno da Karel Diogap, la capitana rossoblù. Adesso c'è Vanessa Diogap che viene contrastata da Kimei Aileen Sauser-Müller, la centrale germano-argentina, giusto i 9 metri a favore dei Cellini. Vanessa Diogap, vediamo Meneghini, Vanessa Diogap, e vediamo Maffo, Lilian Maffo, una tra le migliori in campo, osiamo dire. Sicuramente Lilian Maffo è tra le ragazze che più hanno fatto impazzire la difesa biancorossa questa sera, comunque non così precisa come in altre occasioni. Ora Lusetti, Mangone, Lusetti, Furlanetto, vediamo cosa si inventa. Un suggerimento per Alessia Artoni, Alessia Artoni riesce ad andare a segno, sia pure un po' avventurosamente. Sono 4 i suoi gol. Ma c'è la immediata, pronta, piccante, efficace risposta da parte di Bevelin Egyanruva, che realizza il suo terzo gol individuale. 26-30, da 25 a 29, 26 a 30 in un attimo. Poco più di 7 minuti al termine, poco più di 7 minuti al Cellini per esultare per un successo che allontanerebbe le patavine dal rischio play-out. Pochi minuti, 7 minuti in questo momento per la Casagrande Padana, che deve raddrizzare la rotta urgentemente per evitare di finire sprofondata in maniera anche un po' inaspettata nella lotta per evitare appunto i già menzionati spareggi play-out. E ora Padana ancora in avanti con Alessia Artoni, con Furlanetto, con Lusetti, con Mangone, con Lusetti, vediamo Gaia Lusetti per Mangone, Furlanetto. La Casagrande Padana sta prendendo un po' di tempo per riflettere, ma forse è anche comprensibile perché questa può essere un'azione veramente determinante. Mangone carica il tiro, Mangone va a segno con la forza, non vogliamo dire la disperazione, ma con la forza di chi ha urgente bisogno di mettere a segno un sigillo per rimanere a galla. 27-30. Tutto può ancora succedere. Il Cellini ora rallenta un po' l'azione, vuole amministrare il margine, non vuole correre rischi in questo finale di gara. Infatti molti passaggi da parte delle rossoblù che non hanno eccessiva fretta di trovare la via del tiro. Kimei Aileen Sauser-Müller capisce tutto, anticipa Noemi Niceu. Sauser-Müller,
cede l'incombenza Orlandi, Sausa Müller con grande tenacia va a servire Marianna Orlandi, tuttavia viene contrastata da Lilian Maffo, la quale Lilian Maffo va a prendersi un'esclusione per 2 minuti, un'esclusione pesante sicuramente con cui Cellini dovrà fare i conti in maniera rilevante in questi prossimi 120 secondi. E rigore per la Padana. Ilenia Furlanetto contro Martina Brocco, non avviene questa volta il cambio in porta nei ranghi del Cellini. Ilenia Furlanetto contro Martina Brock, tutta Casalgrande si appella a questo rigore, si attacca a questo rigore di Ilenia Furlanetto e fa bene, perché Ilenia ritrova la propria efficacia proverbiale dai 7 metri, 3 su 4 per lei e per la Casalgrande Padana, e 28 a 30 quando mancano poco più 5 minuti e 20 secondi e il Cellini è in inferiorità numerica senza Lilian Maffo. E scusate se abbiamo detto poco, il Cellini deve resistere dal proprio punto di vista, ma non sarà facile perché è la Casagrande Padana che ci crede ancora e ci crede parecchio, ma adesso Bevelin e Gianruva trova il quarto centro personale mandando la sfera in rete nell'angolino a destra di Caterina Maria Mutti. Ora Gaia Lusetti, Furlanetto, vediamo Gaia Lusetti alla compagine ceramica, serve un gol urgentemente. Alessia Artoni, non bisogna perdere tempo perché il tempo stringe. Furlanetto cede il tiro ad Alessia Artoni va a segno per il suo quinto gol personale, 29-31, e la Padana è ancora in corsa, se non per vincere almeno per ottenere un risultato utile. Sarebbe già molto, considerando come si stavano mettendo le cose, come si erano messe le cose con il Cellini avanti anche di 5 lunghezze durante questo secondo tempo. Meneghini, Vanessa Diogap, Prela, Carel Diogap per Vanessa Diogap e Ilenia Furlanetto si contendono la palla, perde palla Vanessa Diogap, gli arbitri la segnano, Ilenia Furlanetto per Orlandi, serve il gol biancorosso, Orlandi conclude fuori, gli arbitri dicono vediamo il provvedimento arbitrale, si sincerano prima delle condizioni di Marianna Orlandi, il tempo intanto è stato fermato a 26 minuti e 9 secondi, mancano quindi 3 minuti e 51 al termine dell'incontro. Marianna Orlandi si rialza, non sembra essere fortunatamente nulla di particolarmente grave, ma la palla torna in mano al Cellini. Prela, Meneghini, Vanessa Diogap, Prela, vediamo, Meneghini, Prela, non accelera i tempi, Cellini ancora una volta vuole consumare il più tempo possibile per arrivare a un tiro riflettuto, sia per perdere tempo, sia per consumare, per avvicinarsi al finale di gara, sia per divenire un tiro più efficace possibile. Grande strategia anche da parte del Cellini. Padova con Vanessa Diogap che carica il tiro, ma Caterina Maria Mutti risponde presente questa volta e abbassa la saracinesca. Furlanetto per Sausa Müller, c'è ancora spazio per le speranze biancorosse. Furlanetto tira, traversa e gol, e sono 8 i gol di Leia Furlanetto, 30 Casalgrande Padana, 31 Cellini Padova. Il Cellini fortino, glorioso fortino costruito dalle patavine, sta traballando, e così il tecnico ospite Abderrahman Saadi va a chiamare il time out, comprensibilmente dal suo punto di vista, perché già da qualche minuto stava iniziando una spirale non certo favorevole. È iniziata una spirale non certo favorevole per le ragazze ospiti. Rapidamente. Per il Cellini, 9 reti, Carel Diogap, 4 Bevelin e Gianruva, 3 Noemi Niceu, 6 Vanessa Diogap, 4 Giorgia Meneghini, 1 Angela Prela e 4 Lilian Maffo. Per la Casalgrande Padana, 3 centri Asia Mangone, 8 Francesca Franco, 7 Ilenia Furlanetto, 2 Simona Artoni, 5 Alessia Artoni, 4 Marianna Orlandi e 1 Gaia Lusetti. 30-31 quando mancano 2 minuti e 53 secondi al termine dell'incontro. Rimanete su Eleven Sports sia per conoscere il nome della formazione vincitrice, se ci sarà, perché a questo punto il pareggio non è da escludere,
e anche per ascoltare le interviste che realizzeremo subito dopo la conclusione di questa gara così avvincente. Cellini in avanti quando sono le 19:48 minuti primi. Vanessa Diogap, Meneghini, Padana che deve serrare le fila, d'altro canto il Cellini deve trovare la lucidità necessaria per trovare una bella invenzione offensiva e non è facile in questo momento. Vanessa Diogap, attenzione, libera Meneghini, ma viene ostacolata bene dalla retroguardia biancarossa. Cellini sotto passivo, Vanessa Diogap, la conclusione è alta sulla traversa, bene anche Caterina Maria Mutti che ha coperto bene la visuale. Attenzione, il Cellini non riesce a impossessarsi della sfera, la palla torna nelle mani della Padana con Asia Mangone, Alessia Artoni. Attenzione, veramente questa è l'emozione, questa partita comunque vada a finire, è un grande spot per la pallamano. Intensità, combattività, incertezza nel punteggio fino al termine, 30-31 Lusetti, Alessia Artoni, 30 che attacca, 31 che difende, Furlanetto cerca di alzarsi, cede la palla invece ad Alessia Artoni, Mangone, passa la sfera Giorgia Meneghini, ma c'è fallo sull'ala biancorossa e quindi la Padana può riprendere ad attaccare. Time out richiesto da Marco Agazzani, che non vuole perdere questa occasione, non vuole perdere l'occasione d'oro di agguantare almeno un risultato utile che fino a una decina di minuti fa appariva quasi utopia. Ripetiamo infatti i parziali, perché al decimo 6-5 per la Padana, al ventesimo 12-12, 17-18 al termine del primo tempo, poi al quarantesimo 20-24 per il Cellini, un Cellini che ha anche accumulato 5 punti di margine, e adesso quando siamo al 28esimo minuto e 28 secondi, 30 Casagrande Padana, 31 Cellini Padana. Ebbene sì, finale di straordinaria intensità, di straordinaria combattività. Tutto da vivere in collegamento come sempre su Eleven Sports. Restate con noi fino in fondo. Alessia Artoni ha la palla in mano, vicino a lei c'è Gaia Lusetti. Ilenia Furlanetto è pronta per scoccare il tiro, vediamo. No, cede ad Asia Mangone. Mura che viene murata dalla retroguardia padovana. Questa murata può valere parecchio per il Cellini Padova, che ora con tutta calma si ributta in attacco, ma forse non è adesso il momento di fare melina, perché il risultato è ancora in bilico. Comunque Padova che manovra con Prela ancora al centro per Vanessa Diogap, Meneghini, Vanessa Diogap contrastata bene da Furlanetto, attenzione Prela se ne va, c'è Marianna Orlandi che va a sottrarre il pallone dalle mani di Karel Diogap, ma c'è angolo per Cellini Padova, manca meno di un minuto, Padova sotto passivo, Vanessa Diogap, la palla torna, no, viene fermata Bevelin Egyanruva, ma la palla è ancora per il Cellini Padova. Attenzione Bevelin Egyanruva, la conclusione è fuori. Caterina Maria Mutti può rimettere in gioco per Ilenia Furlanetto, per Asia Mangone, Mangone si fa la grande corsa e Mangone, Asia Mangone va a realizzare in mezzo alle gambe del portiere ancora una volta, 31-31, ma mancano a poco più di 10 secondi. La Padana deve reggere quest'ultimo attacco del Cellini. Vanessa Diogap ci mette le mani, Caterina Maria Mutti, vediamo, Furlanetto prova il servizio, non ci arriva ed è troppo tardi per Mariano Orlandi per scoccare il tiro. Finisce così la partita, 31-31, signore e signori, quante emozioni, quanti sussulti, gara straordinaria, veramente di ottimo impatto da parte di entrambe le formazioni. Si chiude così l'incontro valevole per la 19esima giornata di Serie A1 Beretta di pallamano femminile qui al Palacheope. Casagrande Padana e Cellini Padova hanno impattato col punteggio di 31-31 al termine di una sfida veramente ricchissima di avventura, ricchissima di pathos, come si direbbe, come si dice in questi casi. E allora, nell'attesa di fare le interviste, riepiloghiamo il tabellino per quanto riguarda i Cellini Padova, mentre intanto la Casagrande Padana riceve l'applauso del pubblico biancorosso.
il Cerini Padova ha trovato la via del gol 9 volte con Caleldio Gap, 4 gol per Beverly Negiaruva, 3 Noemi Liceu, 6 per Vanessa Diogap, 4 Giorgia Meneghini, 1 Angela Prela e 4 gol Liliane Maffo per la Casagrande Padana, 4 reti Asia Mangone, 8 Francesca Franco, miglior realizzatrice nelle proprie file, 7 gol Ilenia Furlanetto, 2 Simona Artoni, 5 per Alessia Artoni, 4 Marianna Orlandi e 1 gol Gaia Lusetti. Dai rigori 3 su 4 per la Padana e 4 su 4 per il Cerini Padova. I parziali li abbiamo già letti prima, ma ciò che conta è il risultato finale con la suddivisione della posta in palio, quindi è una Casagrande Padana che resta al quinto posto salendo a quota 20, mentre il Cerini Padova resta a quota 17. Ancora tutta da vivere, quindi la lotta per evitare gli spareggi play-out, un punto di buona importanza per il Cellini, ma anche per la Casagrande Padana, che così ha evitato quella che poteva essere una sconfitta veramente pesante. Tra pochissimo le interviste, aspettiamo qualcuno che ci raggiunga qui, sia da parte di Casagrande sia da parte di Padova. Ecco, tra un istante avremo le interviste. Mi chiami la Marianna anche? C'è qualcuno che mi chiama la Marianna? Chiamatemi la Marianna, qualcuno me la chiama, perché è tra le poche che ancora non ha parlato. Scusateci, ecco, vedo che siamo ancora in collegamento, è tutto in diretta, come sempre, tutto fatto sul momento, è il bello della diretta, come sempre, un po' di attesa per ascoltare la voce delle nostre protagoniste. Vedremo chi ci raggiungerà qui in postazione, mentre intanto quando sono le 19.55, siamo anche in lieve anticipo sulla tabella di marcia, ribadiamo il risultato conclusivo qui al Palazzetto Cheope di Casalgrande, 31-31 fra le biancorosse ceramiche di casa e la pallamano Cellini Padova. Gran bella partita veramente, nel senso di intensità e nel senso di grande combattività espressa da parte di entrambe le formazioni. Divisione della posta in palio che a conti fatti può anche essere considerata giusta, anche se il Cerini Padova nel secondo tempo ha a lungo accarezzato il sogno di espugnare il Cheope, arrivando anche ad accumulare in varie occasioni 5 reti di vantaggio. Tanto state continuando a vedere il pannello degli sponsor che affezionati seguono e spalleggiano la Casagrande, la pallamano Casagrande Padana. Ecco, mi fanno cenno che qualcuno sta per arrivare. Ecco Marianna Orlandi, vedo Marianna Orlandi, ala biancorossa, che ci sta raggiungendo. Ecco, provata anche lei, giustamente, insomma, dopo il grande sforzo. Davanti, anzi parlo perché da Padova mi hanno detto che qualcuno arriva, non so chi. Mariante. Oh, ci mancherebbe altro. No, ci mancherebbe, non a favore di camera. Ecco, tra poco Marianna Orlandi ai nostri microfoni. Ecco, giustamente provata anche lei dopo il grande sforzo che questa partita ha richiesto, ma uno sforzo che ne è valsa la pena, perché alla fine si è riagguantato questo pareggio sicuramente prezioso. Marianna Orlandi, buonasera. Quindi, che cosa dire? Un pareggio giusto secondo te, oppure si poteva anche fare qualcosa di più da parte vostra? Potevamo fare sicuramente qualcosa di più, però meglio prendere un punto che zero. Quindi cerchiamo di vedere il lato positivo e di preparare al meglio la prossima partita e cercare di dare un po' di più. Un buon primo tempo fino al 25esimo da parte vostra, e poi che cosa è mancato, possiamo dire? Dopo, insomma, il Cerini Padova è sicuramente venuto fuori in maniera roboante. Che cosa vi è mancato nelle fasi successive? Ma credo che sia un po' la stanchezza comunque di arrivare verso la fine, e
onestamente forse un po' la freddezza di avere ancora la mente fredda, di organizzare, di giocare, però sei lì e non puoi decidere. E sul finale comunque avete ugualmente individuato, possiamo dire, le forze necessarie per agguantare un pari comunque importantissimo. Per avere 0 punti, per riuscire ad avere anche solo un punto che ci possa aiutare ad arrivare verso la fine. La salvezza diretta a questo punto è ancora incerta, e se sì, quanti punti mancano ancora secondo te? Ne mancano 2, ne mancano 3, di più o di meno? Sì, non dico niente, io poi mi affido alle prossime partite, alla fine vedremo. A proposito, ultima cosa, la prossima partita a Mestrino sabato prossimo, un pronostico chiuso oppure intravedi qualche speranza per sbancare il parquet veneto? Ma devo dire che comunque la palla è rotonda per tutti, quindi come si può vincere, perdere, pareggiare, e sulla carta potrebbero sembrare più forti, però bisogna giocarsela poi in campo. Nel Mestrino chi o che cosa temi particolarmente? Quali sono o le ragazze o comunque gli anche aspetti, possiamo dire, che andranno tenuti maggiormente d'occhio? Beh, sicuramente soggetti un po' più importanti sono Lucarine, Francescona e Lucchin, e il resto è comunque sempre una squadra, quindi un po' tutte. Ancora una volta grazie mille a Marianna Orlandi, ala della Casa Grande Padana, da Veggia di Casa Grande, con furore. Grazie mille a Marianna, buona serata. Ecco, vediamo da Padova, vediamo di avere una voce dalla pallamano Padova, ecco. Vediamo da Cellini, ecco chi, cioè, perché l'ufficio stampa della pallamano Cellini ci ha promesso una voce da parte della formazione ospite, che noi stiamo qui aspettando con trepidazione, con la giusta trepidazione che serve in questi casi. Sono le ore 20, pazientate ancora un istante. Intanto a bordo campo ci sono le foto di rito dopo una sfida così intensa. E ricordiamo altresì ancora una volta, per chi ci fosse collegato solo ora, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, l'appuntamento con la partita di A2 maschile che avrà inizio tra poco, fra 3/4 d'ora, qui al Pallacheo per le 20:45, Modula Casalgrande contro Camerano. Sfida importantissima in chiave salvezza. E cogliamo anche l'occasione per ricordare, ne abbiamo già in parte parlato con Marianna Orlandi poc'anzi, sabato prossimo la Padana sarà di scena sul campo veneto della Libest Espresso Mestrino, mentre il prossimo appuntamento con le telecronache interne della formazione biancorossa qui su Eleven Sports è fissato per sabato 9 aprile contro Bressanone. Scusate, sempre qui ci stiamo organizzando in qualche modo. Pazientate ancora un istante per avere anche il punto di vista patavino su questa sfida. Confermano da Padova che tra pochissimo avremo anche una giocatrice della pallamano Cellini, quindi non disperate amiche ed amici di Fede Rossoblù, tra poco sarete accontentate, accontentati con anche la voce di una delle vostre beniamine.
c'è l'allenatore, yes. Parla l'allenatore. L'allenatore l'abbiamo qui con noi, Abderrahman Saadi, esponente di una pallamano sempre efficace, sempre innovativa. Lo si è visto anche questa sera. Abderrahman Saadi, buonasera, benvenuto ai nostri microfoni. Allora, come interpretare questo pareggio? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per voi? Mezzo vuoto, perché siamo arrivati a fare una buona partita. L'abbiamo fatta fino a 55 minuti, peccato perché la benzina è finita, è calata, e dispiace perché i ragazzi hanno interpretato bene, però la bravura, anche l'esperienza di giocatrice di Casal Grande hanno saputo com'è ritornare in partita. La Casal Grande padana come la hai vista questa sera? Ti aspettavi così oppure ti saresti aspettato un altro tipo di pallamano da parte delle biancorosse? Ma Casal Grande quest'anno sta facendo bene, perché è un gruppo, è giovane, con tanta esperienza in A1, con due o tre giocatrici di esperienza, significa fanno sempre buone partite, recuperano partite, e questa è l'esperienza di A1 che noi non ce l'abbiamo ancora, che noi stiamo cercando di acquisirla. La salvezza diretta per voi è comunque ancora possibile, ci credete ancora, immagino, e ci credete ancora di più dopo questa partita che avete quasi vinto. Ma assolutamente sì, dobbiamo lottare fino alla fine per cercare questa salvezza diretta che anche Casal Grande sta cercando anche loro, e vediamo, un punto valido, anche se ci serviva due punti, però andiamo avanti, vediamo di... Il prossimo sabato contro il Salerno, che cosa temi di più? Ecco, il pronostico è fino adesso chiuso oppure intravedi qualche possibilità per sorprendere quella che oggettivamente è una tra le fuoriserie del campionato, storicamente anche? Adesso le partite sono tutte importanti, significa cerchiamo di cercare i punti. Salerno sta vivendo un momento, possiamo dire, negativo, e noi cerchiamo di sfruttare questo momento alla nostra parte, di fare i punti a casa nostra. Ancora una volta grazie mille ad Abderrahman Saadi, allenatore della pallamano Cellini Padova. Grazie mille, buonasera e buon rientro in terra veneta, in terra patavina. Grazie mille ancora una volta, e sono ormai le 20 passate già da 6 minuti, a noi non resta altro che ribadire il punteggio finale di questa serata qui a Palazzetto Cheope, 31-31 fra la Casal Grande padana e il Cellini Padova. Appuntamento quindi al 9 aprile prossimo con le telecronache delle gare interne della Casal Grande padana qui su Eleven Sports. Ancora una volta grazie mille a tutti quanti che ci hanno puntualmente seguiti anche in questa serata. Ancora una volta grazie, buonasera e come sempre a voi Milano!